Fratelli e sorelle, questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. L'abbiamo ripetuto più volte insieme al coro, cantando ed esprimendo in questo atto di fede la realtà di questa giornata che celebra la Pasqua del Signore. Non si tratta di una delle tante ricorrenze della vita di Gesù che ricordiamo più o meno come fatti che ci toccano perché sappiamo che Gesù è il nostro Dio. La resurrezione è il cuore della fede. Se siamo cristiani è perché Cristo è risorto. Non diamolo per scontato questo punto, perché è da scoprire, è da assimilare, è da sentire dentro come qualcosa da cui scaturisce acqua viva, vita nuova. Se questo non c'è, Pasqua scivola, no? Come una delle feste, qualche giorno di sosta, così, e poi tutto ritorna quasi come prima perché per abitudine noi, come dire, rischiamo di bruciare tutto. La Pasqua è il centro. Siamo cristiani perché crediamo che Cristo è vivo, è risorto dai morti, ha vinto la morte, l'ha superata. Da quel giorno, nella sua persona e poi attraverso l'esperienza della fede di noi battezzati, la morte non è l'ultima parola della nostra vita. Dovremmo abituarci anche a cambiare un po' linguaggio, perché in genere tra noi terreni, uomini e donne di questa terra, diciamo che solo alla morte non c'è rimedio, è vero? In fondo è sbagliato. La morte è una tappa, se volete, difficile, anche drammatica, dolorosa, misteriosa della vita, ma non è la fine. La vita comincia quando il Signore ce la dona e va oltre il tempo nell'eternità. Chi ce ne dà la prova? Chi ci può dimostrare che questo è vero? Il fatto che Gesù è risorto. Cristo è colui che è venuto al mondo come figlio di Dio, che ha operato, ha condiviso la nostra esperienza, è stato accanto alle persone, ha sofferto, ha amato, ha guarito, ha parlato, ha indicato una strada e poi soprattutto, come abbiamo vissuto in questi giorni della Settimana Santa, ha offerto la vita sulla croce, quasi in una sintesi tra tutta l'umanità bisognosa di questo passaggio all'eternità di Dio, ed è risorto, chiamandoci a fare questa esperienza anche noi. Non la facciamo normalmente essendo messi su una croce, anche se le croci non mancano nella vita, prima o poi le riceviamo un po' tutti, ma riceviamo questo perché per grazia attraverso il battesimo noi siamo stati inseriti nella morte e resurrezione di Cristo per vivere in una novità di vita. Ecco, questo è il cuore della festa di Pasqua. Vi prego proprio di tenerlo dentro di voi. Pensateci, rifletteteci. Pasqua è tutto, perché Pasqua è passaggio ad una vita nuova, ad una vita santa, ad una vita di pace, ad una vita capace di farci vivere bene anche nei dolori, nelle difficoltà, nelle tragedie di questo mondo. Quante ce ne stanno di tragedie? Quanti guai? Quanta gente soffre? Quante cose vanno male su questa terra, in questa nostra società? Quante ingiustizie, quante cattiverie, quante malignità? Quanto sangue scorre? Anche oggi, giorno di Pasqua, è scorso sangue perché nel Bangladesh
Tanti cristiani che erano andati a messa come noi oggi, uscendo sono stati uccisi per la fede. Capite allora come ci troviamo in un passaggio della storia dove la fede diventa decisiva per il nostro modo di concepire la vita e di viverlo. Non si tratta allora di raccomandarci a Dio perché ci liberi dalle difficoltà. Questa non è la fede. La fede è l'esperienza interiore del Signore che ci trasforma la vita. Ed è quello che le letture di oggi ci hanno detto, proprio cominciando dal Vangelo, no? Maria di Magdala, che era una donna discepola del Signore, era andata al sepolcro a fare che? A imbalsamare il corpo di Gesù, perché ormai era morto e bisognava custodirlo. Come? Imbalsamandolo. E lì si trova di fronte invece ad una grande novità che all'inizio non capisce, ma che poi scopre, aiutata dagli angeli: voi cercate colui che è vivo tra i morti. Voi lo cercate tra i morti, ma lui è vivo. Lui è in mezzo a voi, lui vive con voi. E poi ecco che la parola di Dio oggi viene proprio a raccontarci questa esperienza grande, no? È Pietro che testimonia davanti a tutti che cosa ha visto, che cosa di cui è stato spettatore. Pietro prese la parola, dice: voi sapete ciò che è accaduto in Giudea, cominciando dalla Galilea, come Gesù di Nazaret passò lungo le nostre strade, facendo del bene, beneficando tutti, risanando i malati. Noi siamo testimoni. È una parola forte. Noi siamo testimoni, noi abbiamo visto che quello che Lui ha compiuto si è realizzato, perché Lui è vivo, Lui è il Signore della vita. E noi ve lo annunciamo. Ecco Pietro. Pietro, che aveva avuto anche lui i suoi momenti di crisi, si ritrova davanti all'esperienza del sepolcro vuoto di Cristo risorto, che poi vedrà anche lui, no? Dubitando all'inizio e poi rendendosi conto che era il Signore vero. Pietro che dice: noi siamo qui per dirvi questa verità, per assicurarvi che Cristo è vivo, Cristo è vivo. E Paolo, scrivendo ai cristiani di una cittadina della Grecia, Colossi, dice: e allora se voi credete che Cristo è vivo, siate risorti anche voi con Cristo, cercate le cose di Cristo, di Dio, dove Cristo vive oggi ma è in mezzo a noi, rivolgete il pensiero alle cose di lassù. Cioè aprite, allargate l'orizzonte della vostra vita, non rimanete chiusi soltanto alle piccole cose, allargate, e alla luce di questa grande esperienza di fede date senso anche alle piccole cose, date valore, date significato, cercate davvero di impostare la vostra vita guardando anche al vostro destino eterno. Ecco, fratelli e sorelle, mi sembra una grande riproposta alla nostra vita. Siamo chiamati tutti, me per primo, tutti i sacerdoti e voi, tutti i cristiani, famiglie, genitori, siamo chiamati a ripensare che cos'è Pasqua per noi. È questo passaggio di Dio che ricambia, trasforma, santifica la vita e ci rende migliori e ci mette la pace nel cuore? O è una festa che celebreremo fra poco a tavola, una bella mangiata, una giornata di riposo, domani forse una scampagnata e poi tutto riprende come prima? No, vi prego, entrate in voi, ritrovate le radici della vostra fede, fortificatele. Date forza a questa luce che viene da Cristo, alimentata attraverso i sacramenti,
la confessione, la comunione a Pasqua, il desiderio di rinnovarci, e abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio, perché da soli non ce la facciamo. Nessuno, neanche i vescovi. Abbiamo tutti bisogno di questa grande forza, ma con questo saremo capaci di poter guardare con occhi nuovi alla nostra vita, con quegli occhi con cui proprio qui San Francesco ha contemplato Gesù e ha capito che lì c'era davvero il segreto della sua vita. E da 8 secoli Francesco ancora accoglie le folle e dice: guardate a Cristo, seguitelo, siate anche voi umili, semplici, poveri di quella povertà del cuore che non presume, dove l'orgoglio non ha spazio. Siate quelli che davvero pongono Dio al centro della loro vita. Allora celebreremo davvero la Pasqua. È quello che io vi auguro di tutto cuore, mentre preghiamo, rinnoviamo la nostra fede e chiediamo al Signore di farci davvero uomini e donne nuovi. E uscendo da questa basilica oggi, tornando nelle nostre famiglie, ritorniamo su questi pensieri, questo messaggio, questa fede, e chiediamo al Signore umilmente di viverla tutti i giorni. Ve lo auguro di tutto cuore. Così sia.